Ma ce ne sono tanti. Vabbè, io sorvolo su alcuni messaggi, come quello di Anonimo che chiede se è importante, insomma, stringere anche amicizie con gli attori. Tu in qualche modo ci hai già risposto, parlandoci di come è nata questa collaborazione, no? Soprattutto Come. per i progetti indipendenti ci vuole l'amicizia, perché è un progetto che porta avanti non per soldi, perché nessuno ha lavorato a questo progetto prendendo una lira, nessuno ha guadagnato da questo film fino ad ora. Quindi o lo porti avanti per passione e per amicizia, oppure fin dall'inizio ti tiri fuori. Certo. L'amicizia è importantissima, soprattutto in quest'ambito lavorativo, per questi progetti è importantissimo. Quando poi ci sono i soldi, ti parlo di grossi budget, vai lì, fai la tua parte attoriale, non per forza devi legare, anche se dal mio punto di vista ho sempre cercato di legare sui set, perché poi sono amicizie, ecco, vedi che ti puoi riportare in un futuro, ma poi anche perché è bello conoscere nuove persone e rapportarsi. Senti, invece qua la domanda, come dire, da 100 milioni di dollari è quanto il successo incide sulla tua vita privata? Te la fa serena? Quanto è successo, scusami? Incide sulla tua vita privata? Te la fa serena? Ma nulla, anche perché cioè, io sinceramente sto avendo molte, molte gratificazioni, però da qui al successo c'è una parabola che è ancora difficile da conquistare. Per me il successo è anche quando mi scrive una persona e mi dice ho visto questo, complimenti. Per me questo è il successo, quindi non c'è nient'altro di più bello che sentirsi, tra virgolette, coccolati, no? E quindi influisce poco, perché mi dà soltanto modo di andare avanti, ogni volta cercare di superare gli ostacoli, i limiti e cercare di andare avanti in questo mestiere che lo sai meglio di me. La cosa più difficile, cioè ci siamo scelti un mestiere un po' bastardo, se mi permetti il Soprattutto termine, in questo periodo, poi. soprattutto in questo periodo, bravo. Infatti questo mestiere non sta più esistendo come mestiere, ma per hobby, perché se lo volessi fare per vivere, probabilmente ci sarebbero poche persone in grado di poterlo fare soltanto questo per vivere. Io mi auguro di riuscire a farlo nel mio piccolo e fare di questo mestiere hobby un vero e proprio lavoro. Però le vedo che le condizioni, insomma, i colleghi hanno manifestato anche al sul carpet del Festival di Sì, Roma, infatti no? Quindi poi ne parleremo anche nel proseguo della trasmissione di questi è problemi. un'esigenza molto molto forte questa, Certo. si vogliono fare le cose ma non ci sono fondi, fondi uguale progetti bassissimo costo come il mio, ma che ne puoi fare pochissimi, perché poi ovviamente ti senti anche dire sì vabbè ma non, questa non può essere la risposta, questa non è la risposta, infatti il mio film non è un manifesto, il mio film però è un tentativo di reazione, per dire sì ma non vanno fatti a 10.000 euro come il mio, ma nemmeno probabilmente a 2 milioni di euro, 1 milione di euro, 900.000 euro, forse potremmo garantire una sorta di tetto, no? Se un attore prende soltanto lui 400.000 euro, è ovviamente che poi il film diventa limitato e c'è bisogno, ma anche poi nei paragoni, no? Per esempio, se tu spendi 1 milione di euro, Ma chi è che soprattutto. riesce a garantire al cinema come ritorno distributivo? Ti parlo almeno 1,5 milioni di euro, il che Certo. significa operazione riuscita. Forse se Certo. abbassassimo i costi e lavorassimo un po' più su questo mestiere visto come Meno passione. posti e più possibilità, magari, no? Perché c'è un circolo ristretto che magari fa sempre le stesse persone, sempre gli stessi film, quindi sarebbe anche il Ma basta caso di. vedere il sito del ministero, insomma, Certo. vedi un po', ti rendi conto, fai due conti. Certo. Noi comunque stiamo continuando a vedere il nostro sito e Natalino ti legge un'altra mail che ti è arrivata. Buonasera a tutti, volevo salutare e complimenti con Fabio Massa per il suo lungometraggio da regista. Grande Natalino, ma perché Fabio. ridi quando leggi Perché non lo questo? so, È emozionato. perché mi viene troppo da ridere per leggere questi qua. Questi Ok, vai. messaggi. Grande Fabio, e lasciatelo dire, hai scelto un'attrice protagonista fantastica. In bocca al lupo per tutto. Ciao. Ah. Il messaggio è di Orsola e ci dà, appunto, l'abbiamo letto perché ci dà anche il link per parlare un po' dell'attrice protagonista. Dell'attrice Scusami. protagonista. Ah, ok. L'attrice è Martina Liberti, è una ragazza di Scampia. Questo testimone appunto che non soltanto nelle zone a rischio c'è Che anche non c'è tanto solo di. camorra, insomma. Infatti c'è anche tanto di buono da poter coltivare e portare avanti. È una ragazza che ha il suo esordio praticamente con questo film. Ha fatto altre cose teatrali, ma dal punto di vista cinematografico è un po' il battesimo. Spero che le possa portare fortuna questo film, Certo. perché lei è tra quelle che hanno collaborato e cioè a costo zero e ci hanno creduto fino in fondo e ci credono ancora. Insomma, spero pure che dopo averlo visto, no, in realtà lei già l'ha visto, perché abbiamo partecipato con questo film a due festival,
lei era presente e insomma il suo dire le è piaciuto, poi vediamo il pubblico, vabbè, ma lei è di parte, non vale. Ok, allora noi prima di salutarti ti lasciamo giusto un minuto per ricordare appunto l'appuntamento di domani e per invitare tutti a questa prima che insomma ovviamente ti auguriamo, ti facciamo i migliori in bocca al lupo insomma affinché vada bene. Ma in questo in bocca al lupo rientra anche il fatto che venite domani o è soltanto un in bocca al lupo? Ci proveremo, è sia un in bocca al lupo sia un appuntamento a domani. Noi... Ho capito, questo è come il mi piace di Facebook, nel senso non mi sbilancio, scrivo un mi piace, clicco su mi piace, ok, ho capito come la pensi. Però in questo caso è più di un mi piace, è un ti adoro, diciamo, una cosa così. Ah, vabbè, e io ti ringrazio dal profondo del cuore. No, comunque diamo anche un riferimento per chi volesse, perché a parte noi magari ci sono altri interessati a farsi un giro. Sì, guarda, allora alle 8:30, quindi 20:30, ci sarà prima un leggero dibattito con gli attori in sala, saranno presenti gli attori e il cast tecnico dei film, e intorno alle tipo 20:45, 20:50, giù di lì, ci sarà la proiezione del film. In sala, come ti ho detto, ci saranno tutte le persone che hanno lavorato al film, il cinema, il multisala Cinepolis del centro commerciale Campania di Caserta. Eventualmente non riusciste a venire domani, il film comunque è in una settimana di programmazione fino all'11, certo. E poi da lunedì sul sito www.lineadiconfine.com ci saranno le altre date di altre sale con cui abbiamo già stretto accordi e quindi le pubblicizziamo una alla volta. Ok, ok. Allora noi anche comunque... perché, se mi permetti... Sì. È importante riempire il cinema, perché il nostro film indipendente è ancor più messo sotto mirino, nel senso che se abbiamo una sala di 500 posti e ne facciamo venire al cinema 249 persone, che quindi già un buon numero, il nostro film il giorno dopo non c'è più, perché è meno della metà delle persone. Certo. Quindi diamoci dentro, mi raccomando, credeteci, fatevi un paio di chilometri magari in più, però stateci accanto. Ok, noi ovviamente ti rinnoviamo l'in bocca al lupo e l'appuntamento è a domani e ti lasciamo insomma con un'email giuntaci da Rosanna che dice: caro Fabio, sarà un successo, 13 giorni di duro lavoro verranno premiati, non abbiamo dormito, abbiamo mangiato in piedi, non sono mancati litigi e sfottò e soprattutto abbiamo camminato tutti sulla stessa linea per lo stesso scopo, superarla. Bel messaggio. Ciao Fabio, grazie della tua presenza e in bocca al lupo. Crepi ragazzi, grazie a voi per avermi ospitato stasera. Grazie, ciao. A te, ciao. Ti aspetto al cinema, ciao ragazzi.